Il Tribunale del Riesame ha confermato dalla prima all'ultima riga le 25 pagine dell'ordinanza di custodia cautelare che lo scorso 11 luglio ha portato in carcere 6 cinesi, 5 uomini e una donna, accusati di appartenere a 2 bande contrapposte che controllavano e gestivano prostitute fatte arrivare dalla Cina con il visto turistico e dislocate in 6 alberghi di Prato. Carcere confermato per 4 indagati, tra loro Li Xia, unico a dover rispondere di tolleranza della prostituzione in qualità, si legge nelle carte del tribunale, di imprenditore occulto, proprietario di fatto dell'hotel Luxury. Li Xia è ritenuto uno dei personaggi di spicco dell'inchiesta. La procura lo ha conosciuto in occasione di un'altra indagine, quella sul regolamento di conti a colpi di pistole, bastoni e coltelli, andata in scena a luglio di un anno fa alle cascine di tavola, in pieno giorno, in mezzo alla gente. Anche in quella occasione, 2 gruppi rivali e lo stesso movente, il controllo della prostituzione. E il suo nome emerge anche dalle intercettazioni di questa inchiesta a proposito dei suoi presunti rapporti con la parte bianca, come la comunità cinese chiama le forze di polizia. Gli altri 3 che restano in carcere sono accusati di estorsione aggravata, stessa accusa mossa nei confronti di un altro indagato per il quale il Riesame ha però disposto gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. La donna Xie Ling Ling, accusata di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, ha invece rinunciato al ricorso e ha chiesto di essere interrogata dai sostituti Lorenzo Gestri e Giampaolo Mocetti, titolari dell'inchiesta. Il contenuto dell'interrogatorio è stato secretato. La donna avrebbe gestito direttamente un gruppo di giovani connazionali occupandosi della sistemazione negli hotel e di combinare gli incontri con i clienti. Sulla scorta delle dichiarazioni raccolte fino a questo momento, sia della donna arrestata che di alcune ragazze che si prostituivano, la procura sta compiendo ulteriori accertamenti. Altri elementi emergeranno dalle analisi che la squadra mobile sta facendo sulle chat, sulle messaggerie e sulle rubriche estrapolate dai telefonini sequestrati. Obiettivo: accertare l'eventuale esistenza di un livello superiore che interviene ad appianare i conflitti e a gestire le tensioni. Nulla invece è emerso fino a questo momento sul conto dei titolari degli hotel nelle cui camere alloggiavano, gravitavano le ragazze, fatta eccezione per il Luxury, il cui proprietario di fatto è in carcere. L'inchiesta ha preso il via da una sanguinosa rissa scoppiata lo scorso febbraio al Wall Art tra i 2 gruppi rivali per regolare la concorrenza tra prostitute e imporre il pagamento del pizzo. Gli inquirenti ipotizzano un collegamento diretto tra questa rissa e quella alle cascine di tavola, primo campanello d'allarme del conflitto per il comando della prostituzione.